Non chiedevamo di rimuovere domani mattina immediatamente le sanzioni, ripeto, come sarebbe peraltro comunque giusto, ma di promuovere la rimozione o in subordine alla rimodulazione. Quindi, voglio dire, un impegno che è assolutamente in linea con quelli che sono i processi diplomatici che obbligatoriamente devono trovare spazio nella dialettica sul piano internazionale. Se neanche questo viene accettato, questa è la controprova che anche su questo tema qui Renzi racconta delle balle. Ma forti, perché non può venire qui in aula, prima chiaramente sempre in televisione, a dire che è ora di togliere le sanzioni alla Russia, venire qui in aula a dire che andrà a battere i pugni sul tavolo il Consiglio europeo, salvo poi non ritrovare all'ordine del giorno, non ritrovare nemmeno all'ordine del giorno del Consiglio europeo la trattazione delle sanzioni alla Russia. Se le fa imporre nuovamente, torna in televisione e dice che non è giusto, ma non fa assolutamente nulla per promuovere nuovamente un summit serio, serio, per arrivare al superamento di queste sanzioni. Poi si arriva qui a un dibattito stimolato dalla minoranza, perché la maggioranza chiaramente si vergogna di questa continua ipocrisia nel trattare temi strategici, ripeto quello che abbiamo detto prima nell'illustrazione delle mozioni. Sono due gli assi di intervento che noi assolutamente necessitiamo di sistemare nei rapporti con la Russia. Uno è il partenariato militare per disintegrare, polverizzare lo Stato islamico, azzerarlo totalmente, anche se serve con interventi militari di terra, perché questi stanno minacciando l'esistenza stessa dell'Occidente, dei suoi valori, delle libertà individuali che ci siamo guadagnati con tanta fatica e con tanto sangue. Ma l'altro, poi c'è anche la parte non di poco conto, sicuramente subordinata, ma non di poco conto, dei rapporti economici e commerciali. Grazie alle stupide sanzioni che sono state imposte. Grazie alle stupide sanzioni che sono state imposte dall'Europa e dalle legittime controsanzioni messe dalla Russia, solo il comparto agroalimentare in Italia ci perde qualche miliardo di euro. Ed è una delle pochissime economie rinnovabili che abbiamo ancora all'interno di questo Stato, insieme al turismo, che però anziché sostenere continuiamo a massacrare, prestandoci al gioco e agli interessi di soggetti terzi che non gliene frega assolutamente nulla, anzi magari ci guadagnano da questo gioco incrociato di sanzioni e controsanzioni.